Oggi forse faranno l'evento, ma forse, e siamo qui con RSN Matti per guardarlo e per parlare di questa nuova season che sta per arrivare. Poi per il prossimo video vi porterò un video di Salva il Mondo, quindi è bello, l'ho preso da poco, infatti sono ancora abbastanza basso e siamo con RSN Matti. Saluta! E oggi andremo a fare un po' di partite e parleremo di questa nuova season in live. Poi forse stasera inizierà l'evento, ma forse non è stato ancora. Però non è stato ancora. Raga, non so parlare. 5 minuti e 46 secondi. Non è stato ancora confermato che lo fanno stasera. E allora noi nel dubbio ci facciamo un po' di partite e ne parliamo. Ma facendoci caso, io ho visto Galactus Arenati. Sai come si guida il bus della battaglia, vero? Sì. Galactus arriva martedì 1 dicembre alle 10. Galactus sta arrivando. Vedi, 1° dicembre alle 22 ore italiane. Forse No, già penso. alle 31. No, 30 oggi. E domani forse fa l'evento. Può essere. Raga, comunque scrivete nei commenti se l'evento lo fa domani o stasera. Comunque iscrivetevi al canale e lasciate like che su Vabbè, no. Salva il Mondo. Che c'è? Comunque se non passano quei 5 minuti, mi sa che oggi l'evento non lo fa. Comunque raga, stanno dicendo che su Salva il Mondo, se lasciate like e vi iscrivete al canale, un paio di iscritti verranno nella mia base e io e Mattia li giveremo con un po' di armi. Giusto Mattia? Quindi iscrivetevi così da avere armi fortissime. Vai, cerchiamo di fare una bella vittoria, mi raccomando. Mamma mia, raga, Salva il Mondo mi sta rovinando, sto giocando solo a Salva, perciò non mi sto portando video, sono uno scemo. Vai, andiamo di cattiveria, Borgo Bislacco. Anzi, andiamo là. Parking. Andiamo, andiamo. Raga. Ok. Comunque forse la nuova season aggiungeranno altre armi vecchie, tipo il pompa vecchio, eccetera. Poi il combat. Che c'è? Io non me ne ero accorto che stavi ancora a livello 107. Lo so, infatti Salva il Mondo mi sta rovinando. Andiamo là al magazzino. Io ormai. Ma non c'è venuto nessuno. Meglio. Ale, guarda io dove sto. Ah, ok. Comunque raga, vi volevo dire che nella nuova season aggiungeranno armi molto forti, tipo il tattico ritornerà, che è stato passato in un link. Ma lo rimettono il carica, cioè il pompa carica. Il pompa carica, penso che lo tolgono, però non è stato ancora confermato. La nuova season dovrebbe essere di Star Wars e dello spazio più o Già, meno. no, già programmato Star Wars, però Star Wars? non ho finito, ma già programmato Star Wars. No, perché come si dice, c'è, è stato avvisato in un link per di Non lo Fortnite. so perché, cioè appena ho giocato a Ma chi è? Ah, ma c'è gente, fra! Io non ho mazzo per salire, madonna. Arrivo, però solo una. Oh, AUG! Ti ho rubato l'AUG in una maniera. Ah, allora non lo vedi l'evento? Cioè, lo fa. Oh, buono. Oh, ma quanta vita c'ha? Non ho munizioni, dai. Matti, sì, c'ha 2 di vita, Ariom, ne ho fatto 130, 84, 130. Ma c'è di nuovo il nemico, ricordati. Giusto. Comunque, raga, se Mattia deve staccare e l'evento non lo fanno, continuerò con altre partite io e vi parlerò sempre della season. Ci posso un visto?
Comunque, raga, è confermato che la season sarà di Star Wars. Poi più in là vi farò vedere anche un link. Preparatevi per domani che ci sarà una bella season. Cura, cura, cura! Vai, tryharda, tryharda! Ma chi è? Dai, non ci credo! Non ci posso credere! Ma aveva 6 di vita, metti pronto. Bella, bella, ciao. Ah, non, no, devi staccare. Sì, bella. Ok, bella. Bella. Ok, raga, ora che Mattia ha abbandonato, andiamo un poco a fare qualche modalità. Comunque questa live parlerà anche di Salve il Mondo. Infatti ora ve lo porterò a vedere tra un po'. Ora vediamo un attimo se hanno aggiunto la modalità per l'evento, ma non penso. 15 secondi. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, dai, 10 secondi, 9, 8, 7, raga, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dai, 0. No, dai, 23 ore. Dai, domani lo fa, raga. No. Comunque guardate tutti la live e commentate con hashtag evento domani. E ora vi farò vedere un po' di... Facciamo prima una partita in singolo. Ve lo dico, raga, non sarò fortissimo perché Salve il Mondo, come vi ho detto prima, mi sta praticamente rovinando su Battle. E allora non sarò forte come prima, che prima neanche ero forte. Però almeno sapevo fare qualcosa. Comunque, raga, continueremo a portare video su Battaglia Reale, anche se li farò su Salva. Comunque li porterò. Fatemi sapere se Salva il Mondo vi piace. E ricordatevi che se lasciate like e vi iscrivete al canale, o due o tre di voi si faranno givare da me e RSN Matti Mattia. Comunque fatemi sapere se queste live vi piacciono, i Fortnite News, se vi piacciono, entrate nella live ovviamente e facciamoci questa partita. Praticamente il Fortnite News sarebbe tipo una challenge, va? Proprio challenge ovviamente. Per esempio una challenge che tu fai vedere le cose della nuova season. E oggi facciamo una challenge nella challenge, che io sono pazza e mo mi è venuta in mente. Andiamo, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo qui. Da là non ci va nessuno. Dopo questa partita faremo una challenge dentro la challenge. Dai, 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 dai. Cerchiamo anche di arrivare bene. Vincerla sarà un po' difficile, perché sto solo io, sono scarso perché Salve il Mondo mi sta rovinando. E ripeto, sono scarso. Andiamo qui. Speriamo che non ci sia andato nessuno. Madonna, ma già hanno preso i poteri. Ho sentito proprio, mamma mia. Allora, andiamo qua, che sicuro ci sarà una cesta. Comunque volevo dire che nella nuova season ritorneranno molti il pompa tattico e molte armi bellissime, tipo il P90, se non mi sbaglio non è tornato e non è ritornato, però c'era nella vecchia season, la season 3. E tra l'altro ho trovato una R blu. E c'era nella season 3, quindi penso che tornerà anche quello. E riporterò. Ecco
raga, la mia mira. Bella, vero? Guarda, l'ho sparato 20 volte. Non l'ho preso con un colpo. Uno. Che bella cosa, raga. Comunque stavo dicendo che torneranno le armi vecchie. E se fosse, però, forse non è stato ancora confermato, ma penso che non è vero, però l'hanno detto sul sito della Epic, però non penso che sarà vero, raga. Sono morto, raga, mi metto qua dentro, mi filo, e chi si è visto si è visto. Comunque vi volevo dire che torneranno le armi vecchie e stanno dicendo tutti che se non ammazziamo Galactus, lui distruggerà la mappa e andremo nella vecchia mappa. Ma questo io neanche ci credo tanto, però spero che è vero, perché nella vecchia mappa, raga, cioè, io non avevo ancora il canale YouTube quando giocavo nella vecchia mappa in Season 10. E forse, raga, questo è quasi confermato e sarà tipo all'80% su 100 che tornerà a Pinnacoli. Lo stanno dicendo tutti, raga. Tutti. Tutti. Comunque, intanto, due spect. Lorenzo Piemonte, ciao. Lorenzo, scrivi che giochi con me se hai Fortnite. Se hai Fortnite. Ma non è vero? Cosa non è vero? Vince? Cioè, vince Loren. Cosa non è vero? Ma non è vero. Ciao, ma non è vero. Cosa? Ma oggi? Ma oggi non può... Ah, non puoi giocare. Bella, raga. Qua. Sta gente, cazzo. Oh, granate. Che cappero. Raga, troppo bello quanto sono forte, mamma mia. Troppo forte, raga. Un giocatore più forte di me, ma ninja, dove vai? Comunque io non ho detto che Pinnacoli torna, Lorenzo, ma ho detto che può essere che torna e che non è stato confermato, muori. Che non è stato confermato. Infatti non ho detto che torna. Allora. Ok, ok. Sei tranquillo. Allora, qui ci prendiamo una bella R. Anzi no, raga, mi prendo questo. No, raga, troppo bello. Mi è venuto tipo un infarto. Ho detto, ma sono tornate le shotgun. Invece già c'erano. No, no, non l'avevo visto. Comunque, raga, il combat prima era fortissimo. Tipo con un colpo facevi 80, mo fa 15. Anche se l'hanno potenziato, ma cioè, non è che hanno fatto un granché a potenziarlo. Lo potevano semplicemente togliere e facevano bene. Comunque, la raga, la live durerà penso poco, perché tra un po' anche io devo staccare, cioè devo anche proprio staccare la live, perché comunque, raga, sono le 10 di sera e sì, sono le 10:15. Vi farò vedere Salva il Mondo, però state tranquilli su quello. Oh, raga, comunque zitti, una kill, siamo in 42. Ok. Ok. E li sono presi tutti? Ah, raga, se non sapevate questa tecnica, gli XP viola, boxateveli. Ecco, sono usciti. Boxateveli, così. E poi le prendete tutti. Che hanno 6? Fra, in che senso che hanno 6? Lorenzo, in che senso che hanno 6? Vogliamo andare al dominio? Comunque, raga, cioè, non c'è nessuno.
comunque su Salve il Mondo, raga, cesso leggendario. Pass, raga, non ci posso credere. Di 2000, 2001, 2000, eccetera. No, fra 2010 sono. Aspetta. Prendo prima che sta perdendo. Faccio così. Ok. Mamma mia, raga, sono un mostro. Intanto non sono arrivata a full vita. Comunque, raga, vi volevo dire che su Salve il Mondo non vi pensate che truffo, ma in realtà faccio un poco come Mr. Peto. Se non lo conoscete, è uno youtuber molto famoso che fa video di Salve il Mondo, ma penso che nessuno non lo conosce. Comunque lui non truffa, ma truffa i truffatori. Io, diciamo, sono un po' come lui e Mattia. Truffiamo, ma truffiamo i truffatori. Quindi diciamo che non siamo truffatori noi. Però, tipo, se scambiamo con uno, no? Facciamo uno scambio equo. Se quello ci prova a truffare oppure ci truffa, noi semplicemente lo truffiamo, perché capiamo che è un truffatore. Oppure, se voi ce ne segnalate qualcuno, noi già sappiamo che è un truffatore e lo truffiamo direttamente. Comunque, su Salve il Mondo, che qualcuno vi ha truffato, come si dice, se qualcuno vi ha truffato su Salva, ditemi lead che ci pensiamo noi, io e Mattia. Andiamo in safe intanto. Ora, dopo questa partita, ne faremo un'altra e andremo su Salve il Mondo. Lo so che mi lanci i medikit, ma giusto così li lancio. Ditemi comunque l'audio, eccetera, se si sente bene, live. Comunque io non vedo l'ora, raga, che viene la nuova season e poi l'evento. Che la Epic ha annunciato sul sito che sarà uno degli eventi più belli, allora non me lo voglio perdere. Infatti, raga, state tranquilli che ho il video, ho la live, ve lo faccio con l'evento. Cioè, raga, noi tutto il bordello che abbiamo fatto, siamo ritornati di nuovo nella città dove eravamo. Madonna, siamo troppo forti. Vai, andiamo a conquistare il mondo, altro che Galactus. Vai, andiamo che abbiamo lo spazio. Vai, che non ci batte nessuno. Ma all'improvviso mi arriva una cecchinata e muoio. Comunque, raga, io intanto non ho mazzo, però diciamo che me li sto cercando di fare. E domani l'evento. Sì, Vincenzo è ma perché dico Vincenzo? Lorenzo, è domani l'evento. È confermato, perché pure io pensavo che era stasera. Intanto ho fatto la live apposta, ma in realtà è domani, raga. Sono ce ne sono due. Sì, ce ne sono due. Ma io mi metto in mezzo, vai. Tre, è un botto. Ehi, buongiorno. Oh mio Dio, Laura. Mamma mia, ci sta quello là. Morto. Prendiamo tutto. Tutto. Mamma mia, ma chi siamo, vai. Fatemi un attimo liberare qua. Ok, voi dite, ma perché hai buttato l'aug? Perché mi prendo questa qua, che per me è più forte, perché è una bestia. Lancio di aria, okay. Ok, sì,
7 di vita, raga. Mamma mia. Curiamoci. Allora, il jetpack. Però cosa me lo porto? No, raga, non posso togliere. Ma perché ho due di sti cosi? Ok, lo spasso, dov'è il mio spasso? Il mio spasso dov'è? Ehi, ok, eccolo. Poi dov'è? L'altra roba dove sta? Ah, ok, scildini qua. Mamma mia, raga, stiamo andando bene. Ok. Poi dopo qua vi farò andare su salva. Come... Zitti, raga. Mannaggia. Guarda che spacco tutto. Non ci posso credere. Venuto a Wolverine, è venuto. Ecco Wolverine. È venuto. Uffa. Dai. Non ci posso credere, raga. Venuto Wolverine. Potevamo vincerla. Ma io ho perso il pompa e non lo trovavo più e ho dovuto prendere il blu. Ma comunque, raga, guardate Galactus. È a fianco. Cioè, andate su Pass Battaglia e vedete. Comunque, iscrivetevi al canale e lasciate like. E ora andremo su Salva il Mondo. Vi farò vedere il tutorial della mia base, il mio inventario. E poi, raga, staccherò la live. Lo so che durerà poco, però, raga, purtroppo la dovrò staccare. Comunque, per il fatto che non ho fatto video da tanto tempo, era perché è venuto il tecnico a casa che non mi funzionava internet. E ovviamente con la mascherina eccetera, perché siamo in un periodo abbastanza grave e brutto, e non mi funzionava internet, allora si è dovuto cambiare quello, quell'altro, si è dovuto fare un macello. Comunque sono rango 16, ho iniziato da poco, però comunque sono quasi a tavolaccia. Vedete, mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 missioni per arrivare a tavolaccia, che poi sono difficilissime. Ora andremo in Pietralegno e vi farò vedere tutto il tutorial della base eccetera. Beh, andiamo a via. Comunque, raga, per chi non ha Salve il Mondo, siete dei pazzi per non avere Salve il Mondo. Tutti i miei iscritti lo devono avere perché, cioè, è bellissimo. E poi vi potrò gibbare un botto di armi, però, raga, attenzione. Sempre se mi seguite e mi indovinate, lasciare like. Ovviamente tutto questo. Ora andremo nella base e vi farò vedere tutto. Comunque, raga, andatemi a seguire anche su TikTok ale-basso2010a, tutto piccolo. Ho un po' di follower, però non come YouTube, perciò tutti quelli che sono iscritti al canale TikTok che stanno guardando questa live, iscrivetevi anche al canale Pasquale Russo. Ecco qua, raga, questa è la base e lo spawn, ovviamente qui. Ok, qui si esce, lo chiudo sempre io. E praticamente vedete tutto qui con eccetera, dovrà essere tutto potenziato al massimo, capito? Guardate, tutto qua molto fico, direi. Una volta scesi qui, vabbè, ci sta lo scudo antitempesta. Comunque la base non è finita, infatti mi ha aiutato RSN Matti.
e Capitano Totale, non so se ve lo ricordate, che è venuto anche in una mia live e mi ha aiutato a fare tutta questa base. Molto carina, però gli devo mettere ancora tutte le trappole, devo fare le difese, strati, eccetera. Comunque nel magazzino io non è che ho un granché, però diciamo un bazooka, però scarso. E raga, questa è la mia base, vedete? Poi ora vi faccio tutto il tutorial. Da qua si scende, si va nello scudo antitempesta. Comunque raga, non è completata, ve lo ripeto. Vabbè, tutto lo scudo antitempesta. Qua si esce. E qui raga, una sorpresina per voi. Questa è la vasca d'oro. Qui l'iscritto, o quei 2-3 iscritti che mi lasceranno l'id epic in una mia live e hanno salva il mondo, li giverò in questa base. Metterò quasi metà di tutto il mio inventario e metà di quello di RSN Matti e lo giveremo a ogni persona. Tanto ne abbiamo un buon, state tranquilli, abbiamo amici che ce li farmano. Quindi questa è la base, cioè base, la vasca d'oro si chiama, e la useremo per givare. Quindi mi raccomando, che aspettate? Girate il telefono e cliccate il tasto iscriviti per iscrivervi al canale e ricevere tutte queste armi e magari anche un regalino su Battle Royale. Poi qui c'è la vasca d'oro, si scende qui e vabbè. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa. Nello scudo antitempesta qua si apre e ci sta una base per scambiare, vedete? Va di là e scambiate. Io la lascio aperto perché così non ci mette niente, entra e io sto di qua. E questa qua è una base per scambiare. Poi vi volevo dire anche che ho fatto un lama, mi hanno aiutato i miei amici, e il lama si fa su salva, a parte per abbellire la base e per portare fortuna a salve il mondo. Poi qui raga non è niente, sarebbero per coprire le montagne, vedi le montagnelle. Poi vabbè, qua ci sta una base per scambiare. Qua avevo messo delle trappole per non truffare con il mio amico, che se no raga lui non ci crede, è problematico. Allora, ovviamente dovrà essere potenziato tutto qui, lo zaino pieno. Beh raga, quando è che io non ho lo zaino pieno? Allora, praticamente questa è una base 2x2 e anche da truffa. Però raga, non dimenticatevi che io queste basi le uso o a scopo dimostrativo per voi, oppure per truffare, ma per truffare i truffatori, cioè quelli che mi provano a truffare oppure mi truffano, oppure quelli che mi segnalate voi che già sono, che già so che sono truffatori. E questa qua ha parecchi metodi, ci sono praticamente. Il primo è che tu droppi un'arma qua, ad esempio, lui ci hai permessi, tu poi io droppo un'altra arma e dobbiamo scambiare, ma in realtà non apriamo. Dico, stai sull'arma tu, stai tranquillo, mettiti più qua, in modo appena lui arriverà qua dove sto io dall'altra parte di fronte, gli togliete subito i permessi e fate un muro qua. Vi prendete l'arma, fate così e vi prendete la sua. Poi ci sta quest'altra, vabbè, penso che tutti la conoscete, questo è metodi, sono metodi da bambini. Allora, lui sta là, vi fate avanti, lui non deve avere i permessi, perché sennò vi fate cadere, vi fate avanti. Lui, una volta avanti, lo buttate di sotto, vedete se ha il doppio salto, ve la prende, prendete la sua arma. E poi... oh raga, ma che cacchio, raga,
cosa ho preso di male? Fiorellino, vattene. E questo, poi, oppure un'altra cosa, lui non deve avere i permessi, sempre, oppure glieli date ma poi glieli togliete. Potete fare questo, lui droppa qua, voi droppate qua, fate conto col fiorellino, lui si fa avanti, dovete tenere la piramide modificata così, tac, e lui, non potendo spaccare, non può prendere le armi. Questo è un'altra truffa. Poi, beh, ce ne sono tante con le costruzioni, cioè anche così, com'era? No. Ecco, così, tu dici, vai, droppa là, poi fatti un poco più avanti di qua, fate così, l'arma sta qua sotto, l'arma sta qua, e lui, non avendo i permessi, non potendo spaccare, non può prendere l'arma. Questa è un'altra truffa, praticamente nelle basi a due ci sono molte truffe e belle. Però raga, tutti i miei iscritti non devono truffare, ok? A meno che quelli che truffano non sono truffatori. Questa qua è un'altra base da truffa, però ricorda, questa qua deve essere potenziata al massimo perché così fa schifo. Allora raga, no, ma cosa è successo qua? Ah, giusto, quando ho litigato con la mia base. Raga, lo sapete, io litigo con la mia base. Molto normale questa cosa, vero? Allora, una volta fatto questo, voi, aspetta, chiudete qua. Se volete, togliete le porte, ma io lo faccio solo per fare entrare. Dite al vostro amico che sta di là di salire, di andare qui sopra. Una volta deciso tutte le armi, ma chi è questo? Ah, capitano totale. Un attimo, raga, che lo invito, che magari stiamo anche un po' con lui. L'ho invitato. Oh, lo so, raga, che non vedete niente, perché lo sto invitando nel party. Ok. Ora, eccomi qua. Ok, lui sta là, vi stavo dicendo. Decidete le armi, vi mettete qua proprio punte e ponti e droppate in modo da far cadere giù. E la stessa cosa anche per lui. Però lui, non avendo i permessi, se si fa avanti, voi fate così e lui non la può più prendere. Fate così e qua sta la cosa e ve la prendete. Ora fatemi andare in chat gioco, che sto con lui. Ok, Antonio, mi senti? Oh, aspetta, Antonio. Antonio? Raga, non mi sento. Ma cosa sta succedendo? Antonio? Raga? Antonio? No, sono caduto, mannaggia. Vabbè, andiamo da qua. Antonio? Aspettate, raga, lo provo ad invitare nel party. Un secondo, raga. L'aggiornamento che hanno fatto alla PlayStation, raga. Chi è da PlayStation lo capirà. Per fare un party ci metti 20 anni. Ok, dai, ti prego, unisciti al party. Unisciti. Dagli. Per favore. Unisciti. Unisciti al party, mannaggia. Proviamo ad andare in chat gioco. Raga, ma lui non mi sente. Cioè, sto in chat party. Non ci unisce al gruppo.
Proviamola ad aprire, raga. Ma perché non mi sente? Ehi! No! Mannaggia! Sono scemissimo! Capitano! Capitano! Ma raga, ma secondo me lui sta in un party! Aspetta, ora gli scrivo in chat. Allora, unisciti. Unisciti. Ma che sensibilità c'ha? Al party. Sto registrando. In realtà non sto registrando, ma sto facendo una live. Però noi scriviamo registrando. Sto registrando. Raga, lo so, sono lentissimo con il joystick a scrivere. Sto registrando. Ok, unisciti al party, sto registrando. Acqua, potenziamo. Ma c'hai permessi, raga? No. Un attimo, finiamo di potenziare qui. Comunque, raga, cioè, ha scritto? No. Staccate le cuffie per sbaglio. Comunque lo provo un attimo a chiamare. Ora sentirete tutti la sua voce. Però ovviamente non posso far vedere il numero. Allora, ok. Rispondi. Raga, non risponde, mannaggia. Ma chi è questo? Raga, non risponde. Vabbè, poi quando è dopo si vede. Ora iniziamo, vi continuo a far vedere le basi. Poi ci sta questa qua, che lui entra di qua, io entro di qua. Saliamo. Raga, è un po'. Raga! Si riesce a salire, ma non penso. Ok, ecco qua. Ok, sta aperto. Poi lui ha i permessi, lo aprite qua, sale, chiudete. Vedete che ci sono queste piramidi. Questa base è sempre per truffare i truffatori, però vedete che ci sono queste piramidi così. Voi dite, queste piramidi sono fatte apposta perché se tu non hai permessi io non ti posso chiudere con le piramidi perché già ci stanno. E poi anche se faccio così e l'arma va sotto, tu lo stesso la puoi prendere perché rimane tutto. Poi se tu droppi, io da qua non la posso prendere. La sua arma. Ora vi faccio vedere. Guardate. Un attimo. Non sono di legno. Vedete? No, lo posso. Ecco, non lo posso prendere. Però voi dite che quando io droppo, tipo io droppo qui un'arma, vi faccio un esempio, tipo droppo l'arma più rara del gioco, cioè il legno, voi gli dite che deve stare così in modo che lui non la può prendere. Una volta poi che droppa lui, però, che droppa lui, guarda, vi faccio un esempio. Una volta che droppa lui, se voi state qua non la potete prendere, però se state qua e lo mirate ve lo prendete e così. Cioè non salite ma state qua, perché la piramide gli dà pressione e viene più avanti. Comunque questa è un'altra base da tuffa, molto bella e interessante. Poi ci stanno, oh, vabbè, altre truffe. Però per questa volta con le truffe abbiamo finito qua.
Ora vi voglio far vedere il mio inventario che gibberò a un mio iscritto che dovrà essere, cioè, bravissimo, capito? Cioè, proprio una cosa assurda. Allora, ora vi faccio vedere tutto. Allora, Matt Candycorn 144, elemento fisico full pack, come vedete. Poi Nocturno 139, elemento energia full pack. Deatomizzatore 9133, full pack sempre. Poi Cavafossi 133, elemento fuoco, che è full pack, no, anzi non proprio full, ma manca tipo pochissimo. Apparizione, elemento fuoco, non tutta full pack, 130. Apparizione, elemento fisico, 130, full pack, no, non proprio full come vedete. Bazooka, elemento acqua moddato. Poi vabbè, ho molte armi moddate, ma ve le farò vedere in un prossimo video, tutte le legacy e le moddate. Questa qua è moddata, vi faccio vedere solo questa moddata. Questa qua è moddata, bazooka 130, elemento acqua. Poi questo qua, bulldozer 130, elemento acqua. Comunque ho poche armi perché le sto regalando sempre. Bulldozer, elemento energia, 130 sempre. Colpo rapido fondatore 130, full pack. Deatomizzatore 9000, 130, elemento energia, che non si vede. Come vedete qua ci sta l'elemento. Tutte perk leggendarie. Lancia Halloween 130. Poi c'è un altro qua, elemento fuoco, che non si vede. Io ce l'avevo elemento fuoco che si vedeva, ma ora l'ho regalato a Capitan Totale. E ce ne ho tre di lanciarlo con 130, quasi full. Poi Matt Candycorn 130, non tutta full. Matt Candycorn 130, non tutta full. E però, no, ma cosa è successo? Matt Candycorn 130, questa è full. Poi ci sta Nocturno 130, elemento energia, full. Scavafoss 130, elemento fuoco. Scavafoss, raga, ma siamo seri? Sono rimasto con 4 scavafossi, ne tenevo 9. Ma che? Vabbè, li ho regalati, giusto. Poi ci sta questo qua, 130, sempre full pack, elemento energia, scavafosse. Pulsar 9000, elemento energia, 130. Come vedete, elemento energia che non si vede. Papa Orso, elemento fisico. Tutte quelle là che non dico l'elemento, sono tutte elemento fisico. Vedete, 130, full pack. Barrett, elemento energia, molto fico. Guardate qua come fico. Poi ci sta Schioppo 130, quasi full, elemento fisico. Spettro silenziato, elemento energia, quasi full pack. Quasi full pack, ma manca tipo un pizzico al full pack. Tamburo battente, elemento acqua, questo anche molto forte. 129, tatticone con elemento fuoco, che si chiama super gendarme. Poi queste qua, raga, sono tutte e due moddate. Pistola al Krypton 114, 110, fucile a largo, non tutto full però. Poi Nocturno 77, elemento energia. Macchina da scrivere, elemento energia 77. Queste qua le uso tutto per, sempre per truffare, quelle 77 scarse. Però raga, mi raccomando, per truffare i truffatori. Vi ricordo, se vi provano a truffare oppure vi truffano, oppure che ve li segnalano e già sapete che sono truffatori. Comunque, questo qua 77.
89 spettro silenziato, 106 Whisper 45, 106 elemento acqua, no, ah giusto, questo qua è elemento natura, 106, questo qua Grand Pumper, Grand Pander sarebbe avviato un party. Chiamo questo un attimo, raga, che qua mi imballo. Ok, no, non so. Questo qua 106 elemento acqua, stiamo dicendo. Poi c'ho questa qua distrutta, raga, 49 distrutta. Lanciarlo 51 elemento natura, sempre per truffare i truffatori. 51 distrutto, 61 quasi distrutto elemento natura, come vedete. Dispositivo di lancia a tubo vuoto, super trinciatore 62 distrutto, vedete. Poi 68 scavafosse quasi full pack elemento fuoco, snoppo 77 elemento energia full pack, no scherzavo, non full pack. Poi fucile a largo nel 9 full, fucile a largo nel 9 full, comunque sono tutti elementi energia, e fucile a largo a 9 full. Poi scavafosse 26 non full elemento fuoco, questa qua 22 elemento, fa vedere, eh sì, energia. Poi 18 doppietta, aspetta, questa qua si chiama fucile pesante all'elio, comunque questa qua folgore, la doppietta, però senza elemento, scarsissima. Pistola fantasma elemento energia, sta molto forte però è scarsa, cioè molto forte ma scarsa, buono consiglio. Beh, per dire che al 12 è scarsa. Comunque c'ho questi progetti qui, vedete. E per poi c'ho come spade falce elegante 130 elemento fuoco, questa qua molto forte, guardate qua raga, certo questa non è forte, mamma mia. Poi il barone elemento energia, che è quasi distrutto, però questo qua lo uso solo per correre, infatti mi è stato regalato già distrutto, infatti io non lo uso, lo uso solo per correre. Poi lama spettrale 130 non quasi non full, lama tempesta 130 non full elemento energia. Comunque lama spettrale e lama tempesta sono elementi energia non full. Ma Samune fiammeggiante fondatore moddata e al 130 l'arma di Mr. Peto, martelefato, una cosa del genere, elemento acqua 120 moddato, spada al Krypton per truffare 26 al 26 però truffatori, Montemannaia elemento acqua il 36 blu, scheggiascia al 41 elemento fuoco, chiave inglese pesante quella là di pecora arrabbiata moddata elemento energia, perché un'arma al 41 elemento energia, sapete, no? 51 notte silente elemento fuoco, questo anche bello forte, che fa il fuoco quando vedete, è così. Poi lama spettrale sempre elemento energia come vedete, e al 106 però questa qua sempre serve per truffare, però truffatori raga, praticamente mentre state scambiando così lui droppa là, fate così boom e prendete l'arma, però io sono lenta a volte. Poi a volte raga con Capitano Totale, con il resto delle macchie faremo anche gare di truffe eccetera. Poi ci sta 22 viola, silenzio per favore, questo qua è forte però è viola, sapete, il 22 Montemannaia elemento fisico 19 raga, 19 sbarra da scasso elemento fisico, squarta abietti 17 leggendario distrutto, però qua, cioè sì, quasi distrutto,
Poi raga, passiamo alle trappole. Vabbè, le trappole le potete vedere voi. Vi lascio un paio di secondi per guardarle. Dai, dai. Viste tutte. Ora vi faccio vedere i progetti invece. Vi do un paio di secondi per guardare questi. Poi questi qua. Ok, ora vabbè, le munizioni me le crafto e i materiali. Passiamo a materiali. I materiali, questi qua, i materiali da costruzione proprio, me li faccio in 3 secondi, quindi non fate caso a quelli che c'ho. E poi sono ancora pietra legno, quindi ne posso portare solo 2000. Comunque ho 41 di legno, 76 di pietra, 117 di metallo, 2 stack di raggio più 124 sempre di raggio, quasi uno stack, no? Poi quindi facciamo tipo 3 stack, no? Poi cor lucente ne ho 9 perché l'ho ghibbato un botto, scaiabuia 4 perché pure l'ho ghibbato. Minerale di malachite 27, minerale d'argento 17, rame che non mi serve a un cavolo perché faccio i progetti, in realtà mi serve, però diciamo che mi serve più cose rare, capito? Poi 117 di rame, poi molto rara questa qua, mi è stata regalata. Parti meccaniche Windertech, anche se non mi serve a niente, però è rara e poi la posso scambiare, e poi cioè, vedete, è molto rara, la posso scambiare, è molto rara, la posso scambiare, ci posso fare un sacco di cose, poi quando mi servirà ce l'ho. Poi gli efficienti ne ho 6, elementari 48, parti meccaniche arrugginite 24, marchingegni rotanti 11, spago comune 3, cristallo di quarzo 56, polvere minerale semplice 21, polvere minerale finissima 74, polvere da smaro 6 che poi me la posso craftare volentieri, poi nastro adesivo 29 che pure me posso craftare, poi carbone 14, spago filato 10, ok, no, era capitano totale che sparava. Poi 63 di assi, pure ne ho un botto nel magazzino. 20 batterie, uno stack di minerale grezzo, 22 di minerale grezzo e qua 3 stack più 8 di vite bulloni. Questo raga è tutto nel mio inventario. Ora ve lo droppo anche per farvi vedere tutto. Ecco qua. Comunque raga, non ditemi che non è tanto perché mi incazzo per un rango 16 e c'è un botto, cioè un mio amico che è rango 40 ha 3 armi. Ma non perché gliel'hanno truffate, perché lui non fa le missioni, raga. Guardate. Ah, mamma mia, raga. Tipo se droppo il mio inventario, quello di Solid Amabile, lo conoscete, no? Andatelo a seguire su YouTube, ovviamente seguite anche me, Amabile 524 Trono Gamer si chiama, e lui anche sta portando video di salva. Se droppiamo il mio, il suo, quello di Capitano Totale e quello di RSN Matti, veramente raga, navighiamo nell'oro. Questo è tutto il mio inventario. Ora me lo prendo perché sennò qua laggo. Questo è tutto mio. Raga, sto navigando nell'oro. È tutto il mio inventario. Ora vi faccio vedere anche il magazzino. Il magazzino shop. 26 di rinforcone distrutto blu, poi bazooka al 9 full pack, full solo perché non è al 130, e del 9 viola, 2 di nastri adesivi, uno stack di assi, 5
152 di polvere minerale semplice, mi pare, giusto? Polvere di minerale, no, polvere di minerale grezza. Poi polvere di minerale semplice, 126 di assi, 7 di batteria e 7 di minerale grezzo. Raga, questo è tutto il mio inventario e tra 5 minuti dovrò staccare la live perché si va un'ora. La live verrà ricaricata o domani o fra qualche giorno sul canale. E fatemi sapere il fatto che vi dovete iscrivere e che uno di voi riceverà metà del mio inventario e un altro di voi, due o tre, riceveranno metà degli altri, cioè quello di Solid Amabile, di quello di Fetz King. Ah, a proposito, anche Fetz King, mio cugino, ci ha salve il mondo. Per chi non lo conoscesse, andate a vedere i video scorsi. E comunque questo è tutto il mio inventario. Tra un po' stacchiamo la live. No, sarà sbagliato. E come dire, questo è tutto. Spero che vi è piaciuta. Lasciate like, iscrivetevi al canale, come non detto, mi raccomando, raga, chi non si iscrive al canale è uno sfigatello, capito? È uno sfigatello quello che non si iscrive al canale. Tutti i miei iscritti, condividete tutti i video che faccio e iscrivetevi al canale, tutti quelli che li vedono. Quindi lasciate like, iscrivetevi al canale e vi ripeto che nella vasca d'oro uno di voi verrà givato nelle mie prossime live. Domani ci sarà l'evento e farò o la live o il video 100% assicurato. Ora raga, inizierò a prendere il canale, a fare un video ogni giorno, perché ve lo ripeto, il fatto del tecnico eccetera che non andava un cavolo. E spero che la live vi sia piaciuto. Come vi ripeto, iscrivetevi al canale e lasciate like, uno di voi verrà givato nelle live. Nella stagione 5 torneranno tutte le armi e forse, ma forse, non è assicurato, pinnacoli oppure la vecchia mappa, speriamo tutti, però non si sa ancora raga, no, purtroppo no. Ve lo ridroppo l'inventario per farvi vedere, ve lo tengo un poco in più stavolta. Aspettate raga che non c'è mai viene qualche bug strano. Ok, droppato tutto questo. Queste sono tutte le armi, non tutte, solo le armi, quelle là normali, principali. Ora, perché per non far laggare, perché non si è mai scrasciato tutto qua. Ok, poi vabbè, le spade. Le spade. E i materiali senza che ve li droppo, eccetera. Magari le trappole, però in un prossimo video. Aspetta che spacchiamo qui. Comunque vi ripeto, la live non la potrete rivedere momo, ma la potete rivedere tra tipo domani oppure dopodomani, e sarà ricaricata sul canale. Quindi che aspettate? Per chi non l'ha vista, condividetela a tutti i vostri amici e fateli iscrivere, che porterò anche video di Salve al Mondo. E raga, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate like, un minuto e la stacco. Ah raga, se crasho e non la stacco vuol dire che è normale, perché dopo un'ora la live crasha, però verrà ricaricata lo stesso. Una volta verrà caricata. E raga, per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, come se non lo dico sempre, lasciate like. Vi ricordo che uno di voi verrà ghibbato da me
la base, fatemi sapere se vi piace, ma tutto questo dovrà essere potenziato al massimo, tutto questo mattone. Ah, ovviamente poi c'è anche il campetto da calcio per scambiare, vabbè, tutto. Raga, spero che la live vi è piaciuta. E raga, che dire, alla prossima.